Siamo con Sandro Melloni, dirigente dei giovanissimi, protagonisti di questo campionato regionale. Sandro, facciamo un bilancio, diciamo ormai nel mese di marzo, fine febbraio, primi di marzo. Il campionato dice che siete quarti in classifica, dopo le Gallurese, insomma, la prima squadra della zona è Lorani. Sì, è vero. Stiamo lavorando per fare bella figura, poi gli obiettivi chiaramente sono commisurati anche al resto delle concorrenti. È un campionato, è un girone molto forte, come avete potuto vedere, insomma, squadre che rappresentano cittadine con bacini di utenza ben più grandi di Orani, e noi nel nostro piccolo cercheremo di fare quello che possiamo. Per il momento quarti ci dà soddisfazione, ma voglio dire, non mettiamo limiti alla provvidenza, vediamo cosa. Il campionato ancora è abbastanza lungo, vediamo. Ecco, oggi con la Dogasi l'obiettivo era riscattare l'incredibile scivolone nella gara di andata. È arrivato il risultato, ricordiamo che praticamente il mister Baingio ha dovuto mandare in campo una formazione di emergenza, mancavano diversi giocatori. Sì, purtroppo abbiamo pochissimi ragazzi, abbiamo 14-15 ragazzi, e poi sai, con i vari impegni e le disponibilità ogni domenica devi andare a cercartele. Una formazione di emergenza, ma questa è una squadra che comunque gioca con tutti, voglio dire, non ha le prime donne, i ragazzi fanno squadra, fanno gruppo, e forse è proprio questo il segreto dei risultati ottenuti, che stiamo ottenendo. Sì, tra l'altro, sì, i risultati di prestigio, ricordiamo il 3-0 di Fiat al Budoni, squadra che sta lottando, insomma, la Bruno Selleri per la vittoria del campionato. Questo la dice lunga sul valore dei ragazzi. Quella è una bella soddisfazione, il 3-0 col Bununi, sì, è una bella soddisfazione, però tutte le gare non le sottovalutiamo mai, i ragazzi sono sempre carichi, il mister riesce a comunicare molto bene con loro, vedo che è rispettato e ascoltato, e ha tutta l'autonomia per gestire il gruppo da quando l'ha preso in carico, insomma, da novembre fino ad oggi. Ecco, una squadra sicuramente gioca d'insieme, però non possiamo non citare l'individualità. Giuseppe Melloni è sicuramente il bomber della squadra, ma Federico Muredda, Alessandro Gungu, insomma, tanti giocatori di qualità che stanno facendo fare il salto di qualità appunto alla squadra. I nomi li hai fatti tu, io parlo sempre di gruppo, comunque certo gli occhi per vedere, per apprezzare ce li abbiamo tutti, però sai, anche l'ultimo dei pochi ragazzi che purtroppo siedono in panchina si è dimostrato all'altezza del ruolo quando la squadra ha avuto bisogno, ecco, per questo che noi cerchiamo di valorizzare al meglio tutti i singoli, tutte, certo, le individualità. Ecco, se c'è un difetto di questa squadra, in che cosa potrebbe ancora migliorare? Forse essere meno leziosi con le circostanze, essere più concreti. A volte ci lasciamo andare a ricamare col pallone, e qualche volta ci può stare, insomma, quando il risultato è messo al sicuro sono cose che si tollerano, anche se il mister, visto che interviene spesso per reprimere questi comportamenti da prima donna, poi sai, i ragazzi hanno 14 anni e 15 anni, sono pieni, delicata, sono pieni di vita, esatto. E anzi ci comunicano questa forza anche a noi. Certo. Sandro, invece, per chiudere, una valutazione sull'andamento della stagione complessiva, la prima squadra pur con diverse sofferenze sta cercando di conservare il posto di prima categoria, avete rifatto la scuola allievi, insomma, che si sta un po' riprendendo, scuola calcio che fa vedere già buoni numeri. Sì, infatti colgo l'occasione, se qualcuno avrà la pazienza di arrivare alla fine di questa intervista sul nostro sito, di lanciare un appello. Allora, noi ce la stiamo mettendo tutta, probabilmente stiamo commettendo degli errori, però sappiate che c'è estrema e urgente necessità di dirigenti che prendano in carico ognuno per un pezzo il peso della gestione della società, perché veramente in 5, 6, 7 persone è pesante, è molto pesante. Le porte sono aperte in qualsiasi momento dell'annata calcistica, chi volesse farsi avanti siamo qua. Tanti genitori come te possono dare una mano, non solo come genitori ma anche come dirigente. Assolutamente, ma poi sai, dirigente è una parola grossa, insomma, la gente che si rimbocca le maniche e che per il pezzo che può contribuisce alla gestione. Le cose da fare sono tante, io stesso prima di essere cooptato a collaborare con la Polisportiva non mi rendevo conto del lavoro che c'è dietro, e lavoro è veramente tanto. E a volte, più si è meglio è, ovviamente. Assolutamente, poi sì, il carico viene spezzato, cioè, e diviso. Benissimo, Sandro, noi ti ringraziamo, comunque complimenti a te, ai coraggiosi dirigenti dell'Orani Calcio che sobbarcano ogni anno questo
onere, ma anche questo piacere, insomma, di seguire, certo, i ragazzi. E in bocca al lupo per questo finale di stagione. Crepi il lupo, ti ringrazio. Saluto.